Finalmente andremo a realizzare quella che è la nostra pochette Amelie. Allora, io l'ho studiata per la Amelie, ma sta benissimo anche con il cardigan OLELI quindi chiamiamola amelie oppure Aureli, come vi... <ride> vi piace di più a seconda di come dovete abbinare. Ora vi dico tutti i materiali che ho utilizzato e soprattutto dove acquistarli. Allora, in primis, io ho acquistato questi ovali trasparenti da Fungo Label da la mia amica Erika. Poi, ovviamente, vi lascerò tutti i link in descrizione. Vi arriverà così con la pellicola protettiva. Io ora la vado a togliere perché, tanto, dobbiamo lavorarci. E quindi, vi faccio vedere che si toglie agevolmente questa bella pellicola protettiva. Serve proprio perché vi arrivi senza graffi. E senza uh, difetti questo ho già ovviamente agganciato il filato e questo uh, che è ancora pulito ve lo, lo andremo ad agganciare in questo momento così vi faccio vedere come attaccarci al, uh, alla goccia sono molto belli sono in plexiglass molto resistenti infatti vedete io anche se faccio allora, se faccio forza, vedete, non, non si piegano, quindi comunque sono molto resistenti. Vi esorto, se volete eh, poi mettere ehm, dei, eh, dei passanti oppure attaccare una catena, quindi volete mettere dei ponticelli, vi esorto a non attaccarvi al plexiglass. Allora, la mia, mia, la mia amica Erika dice che dovrebbe tenere, però siccome non ha mai provato, vorrebbe evitare che vi si rompessero i laterali. Quindi, se mettete ponticelli per poi attaccare eh, delle catene, cosa che io non farò perché la terrò come pochette a mano, eh, non agganciatevi ai eh, fori sul. Lexiglass, perché potrebbe anche partire la crepa e rompersi, oltre a queste bellissime gocce, eh, vi potrebbero servire anche delle calamite. Queste calamite, io le ho acquistate da Italia Artisan, una o due, poi decidete voi dove volete, come volete che chiuda la vostra borsa, quindi queste le trovate da Italia Artisan. Dopodiché, sempre da Fungo Label apporrò una delle mie etichette che ora vedete al contrario, ma mm, è perché ha la pellicola protettiva. Io ho deciso di mettere questa trasparente e quindi poi ve la farò vedere a fine lavoro come la attaccherò. Un paio di forbici per tagliare il filato, il filato, sempre Italia Artisan Swan Twister. 300 grammi, questo qua è Orchidea quindi il colore Orchidea, ed è molto bello questo filato perché è molto, molto ritorto. Per quello, ho usato eh, il progetto tutto lavorato semplicissimo a maglia bassa. Perché guardate, già come il filato da eh, impreziosisce anche un semplice punto come la maglia bassa. Ho usato un uncinetto del numero 3,5 e mezzo. Anche questo preso da Italia Artisan. Dopodiché vi servirà un ago da... Ehm, un ago tirafettuccia o ago da lana, insomma, per nascondere i fili. Io userò anche un accendino per bloccare bene i fili una volta tirati. Quindi la fo le forbici ve le ho già dette. Io ho un centimetro per poi darvi tutte le misure. Userò eh, per indurirla. Ecco qui un uh, termo indurente, ho optato per il termo indurente. Scusate se si uh, scurisce l'immagine, però, uh, siccome il termo indurente è bianco, dà un po' fastidio le luci. Quindi userò un termo indurente, guardate, ci sono quasi, e ovviamente una stoffa per uh, come si dice: uh, rivestire, foderare la nostra borsa. Ci sono solo dei piccoli particolari ora che voglio darvi prima di iniziare. Allora, se usate il mio stesso filato, quindi il uh, twister, lo swan twister e usate un uncinetto 3,5 e la partenza è uh, di 53 maglie basse. Quindi monterete 53 più 1 catenelle. E uh, poi ve lo dirò anche più avanti perché prima andremo ad agganciare comunque i laterali. Eh, se invece eh, usate eh, il, altri cordini dovrete adattare le misure a seconda, insomma, di quanto volete larga la vostra pochette. Eh, la mia è larga 30 centimetri. Quindi, se avete un filato più sottile, adatterete sia l'uncinetto, eh, insomma. I punti di partenza, il multiplo è di 10 perché avendo usato poi il punto della meli, il multiplo è di 10. Quindi, detto questo, io partire partirei con l'aggancio dei laterali, e poi vi farei vedere come continuare con eh, il corpo borsa. Ecco qua il nostro laterale ovale. Ora noi ci andremo ad agganciare io con il cordino Twister. Faccio un cappietto mobile, lo vado a stringere ma non troppo e partirò. Controllate che sia il dritto e per sapere qual è il dritto è la parte liscia: perché se voi toccherete la parte a rovescio. Sentirete il uh, rilievo della serigrafia a laser, quindi sapete che il lato dritto è quello liscio. Allora parto da un laterale, qualsiasi infilo il mio uncinetto. Io lo troverò molto scomodo perché ho usato un filato grosso e l'uncinetto, eh, effettivamente, ci passa un po' male. Quindi ora andremo a. Um, Inserire il nostro uncinetto. Io spero si veda bene. Entriamo nel prossimo foro. Acchiappiamo il filo in questo modo e facciamo la catenella. Quindi facciamo tutto un giro di catenelle attorno. Tiriamo fino al prossimo foro. Acchiappiamo il filo. Scusate, tento di fare meno rumore possibile, ma col plexiglass faccio rumore. Allora. Acchiappiamo il filo e facciamo la prossima catenella. Di nuovo tiriamo un pochino fino al prossimo foro in questo modo. Acchiappiamo il filo, ecco qua. Catenella. Quindi facciamo questo durante tutto il giro. Quindi ve lo faccio vedere ancora una volta. Tiro un pochino il filo fino al prossimo foro. Entro prendo il mio filo e faccio la catenella Ecco, eccoci arrivati al penultimo foro io ora tiro un pelino il filo prendo le forbici in questo modo, ho un macello sul tavolo, faccio rumore prendo le forbici, sfilo il mio filo tenendo la catenella bella insomma sistemata Prendo il mio ago tira fettuccia, infilo il filo e vado a ricreare la catenella che mi manca. Quindi entro sotto questa catenella. Allora, vi consiglio di lavorare un po' morbido perché sennò non vi ci infilate più. Anzi, no, lo faccio al contrario. Mi infilo da questo lato, così. Sto ago tira fettuccia. Poi è un palo della luce. Quindi. <ride> A fatica ad entrarci, vedete e senza tirare troppo, ripeto: entrate ora nel foro al centro, al centro proprio del foro dove avete lavorato in precedenza. Ora, so, sempre questo tira fettuccia è un palo e abbiamo ricostruito praticamente l'ultima maglia senza eh, che si vedano gradini vari. Ora io giro faccio un nodino di sicurezza non stringetelo troppo non vi preoccupate tanto poi lo bruceremo e il filo si sì, ehm, perché è molto liscio questo eh, filato è molto molto bello ma è liscio quindi i nodi tendono leggermente a eh, sciogliersi ed è per quello che vi consiglio poi di dare una bruciacchiata con un accendino perché così essendo un sintetico eh, soprattutto materiale plastico eh, non dovete fare altro che bruciare schiacciare e rimarrà tutto molto bloccato per ora lo lasceremo così in modo che insomma facciamo un terzo nodino per essere sicuri che non mi si sciolga ecco mentre sto lavorando e accorciamo un pochino così non ci dà fastidio ecco, per la lavorazione ora possiamo proseguire allora, proseguiamo in questo modo. Allora, prendiamo il nostro uncinetto. Io spero che voi non abbiate tirato troppo i punti, perché sennò eh, fate fatica ad entrare. Però non vi preoccupate perché allora, vedrete con me che è un po' difficoltoso perché io per via dell'inquadratura devo stare in questa posizione, ma se ve lo mettete più vicino è tutto più semplice. Quindi riprendo di nuovo il mio filato faccio di nuovo il mio cappietto mobile e lo ecco, aggancio in questo modo metto faccio passare l'uncinetto sotto alla costina esterna quindi prendo il mio cappietto e tirando bene ecco qui faccio la mia maglia bassissima che è la prima ecco qua per agganciarci Dopodiché io col mio filato, vedete com'è facile lavorarci se non avete tirato troppo. Vado a fare due maglie per ogni asola. Ora, se usate il mio stesso filato con un uncinetto e mezzo, sono due maglie per ogni asola. Se decideste di usare, per esempio, il macrame cord, come ha fatto la Pucci, saranno tre asole per ogni eh, anellino chiamiamolo anellino per ogni passante saranno tre perché è più sottile io con questo ne faccio due quindi in ogni mia asolina vedete mi aiuto un attimino perché le ho fatte dure e poi è un po' perché con la registrazione io devo stare in una posizione dove l'uncinetto non riesco a gestirlo proprio bene quindi Alzo un attimino qua così, ecco qua ci entro, vediamo se riesco ad entrarci perché con questa inquadratura faccio fatica. Ecco qua ci entro, ecco qua. Quindi faccio una maglia bassa fatta la prima con la seconda. È facilissimo, quindi una maglia bassa entro. Con la seconda e vi chiedo sempre scusa è una questione di inquadratura perché quando io lavoro con le braccia non messe in questo modo ma vicino al corpo è tutto più semplice quindi entro con la seconda maglia quindi vi chiedo scusa se sembra difficile ma in realtà non lo è per nulla ecco qua con la seconda e faccio la seconda maglia bassa Faccio questo per ogni maglia bassa fino ad arrivare a queste dell'angolo. Quindi io ora vado avanti un pezzettino. Vediamo su quella già fatta così vi faccio vedere. Sono arrivata quindi fino a questo foro. Quindi I quattro fori dell'angolo, quindi 1, 2, 3 e 4, invece di fare due maglie basse ne faccio 4. Comunque, vi faccio vedere. Adesso vado avanti un pezzetto da sola perché con l'inquadratura faccio veramente fatica a farvi vedere come entrare nelle asole. Ma vi assicuro che è una cosa semplicissima. È proprio solo una questione di inquadratura. Se poi voi tenete un po' più morbido, ecco quando fate queste asoline, è ancora più semplice. Comunque, adesso vi faccio vedere. Eccoci arrivati, vedete, ai quattro punti. Eh, dove comunque la curva è più pronunciata quindi allora vediamo se riesco a ecco vedete se voi lo prendete così per esempio entra subito quindi io qua ne faccio una due scusate se mi muovo tanto ma... tre e quattro Anzi, no, scusate 3. Scusate, eh, solo chi ha eh, il filo più sottile ne deve fare 4. Perché ne avrà già fatte 3 dentro nel, scusate, mi sono confusa con il macrame cord quindi di nuovo giriamo, vedete che in questo modo è anche molto più facile entrarci. Perché guardate che possiamo alzarlo con le dita. Diciamo che questo passaggio dell'aggancio sul filo. È la cosa un pelino più ostica, ma per me più che altro perché ho la telecamera davanti. Quindi, qui ne faremo 3 di nuovo: voilà, di nuovo. 3 in questo e 3 in questo. Dopodiché partiremo con due fino ad arrivare a questi due punti. Quindi adesso proseguo da sola, quindi faccio altri tre punti qua, tre punti qua, proseguo con due punti fino ad arrivare a questi due della punta e vi farò vedere cosa faremo lì. Eccoci di nuovo arrivati al cambio di punto, quindi abbiamo lavorato due eh, maglie in ognuna di queste eh, catenelle mentre sulla punta ne lavoreremo tre, scusate, è sempre il solito problema, ho tirato troppo il filo e quindi adesso mi tocca tirare, quindi una, scusate, due, tre, vedete passata la prima comunque poi le altre sono più facili una catenella per dare la punta e di nuovo l'alzo la così mi è più semplice una due scusate e tre ecco qua dopodiché Ricominciamo a lavorare due in ogni catenella fino ad arrivare ovviamente all'ultima, uh, all'ultima dove vi faccio vedere perché qua ci sarà uh, da congiungersi e fare poi un giro di maglia bassa perimetrale in costa. Comunque lo facciamo insieme, eccoci qua siamo arrivati alla fine, rientriamo nella uh, Primissima che abbiamo lavorato perché ce l'avamo solo agganciati con uh, una maglia bassissima, e poi avevamo fatto solo una maglia bassa, quindi facciamo in quest'ultima la uh, maglia bassa e concludiamo con una maglia bassissima a chiusura del giro. Ora cosa facciamo? Una catenella e rientriamo. In costa retro quindi prendendo solo la costina esterna e rifacciamo e ripercorriamo tutto il nostro giro ora ovviamente sarà più semplice vedete eh, lavorarlo perché come vedete ecco qua non abbiamo più il plexiglass che un po ci eh, rende rigido il lavoro ora ovviamente dobbiamo entrare solo nelle maglie quindi entriamo in tutto le maglie che incontriamo ma proprio tutte quindi facciamo il giro completo sempre lavorato in costa quando arriveremo qua sopra lavoreremo anche la catenella che abbiamo fatto in punta a quel punto chiudiamo il lavoro ve lo faccio vedere ovviamente come chiudiamo il lavoro e eh, il nostro laterale come questo Sarà finito giunti all'ultimo punto vedete faccio la stessa cosa della chiusura che ho usato per le catenelle quindi che cosa faccio alzo il filo ne taglio un pezzettino abbastanza per poterlo poi inserire ecco diciamo prendo il mio eh, eccolo qua ago tira fettuccia filo passo da sotto nell'ultimo prendendo tutte e due le asoline della catenella in questo modo e dentro al centro di quella che abbiamo lavorato per ultima in questo modo quindi vado a creare la mia ultima catenella estetica vedete in questo modo non si vede dove abbiamo finito il giro ora la vado a io in questo caso la annoderei con questa tanto poi io brucio tutto eh, ripeto prendo proprio l'accendino e brucio in modo che essendo un, è una, un filato sintetico non facciamo altro che bloccare. Per ora li lascio lunghi perché se si dovessero sciogliere eh, abbiamo la possibilità di riannodarli. Dopodiché una volta che abbiamo cotto, bruciato il nodo possiamo tagliare a filo. Vedete in questo caso noi abbiamo i nostri due bei laterali completamente rifiniti e vedete in questo caso io qui ho infatti bruciato i due. Eh, i Due nodini non si scioglieranno proprio mai, quindi poi andrò a fare la stessa cosa con questo. I nostri laterali sono finiti. Ora passiamo al corpo borsa. Allora, vi dico che il mio corpo borsa ha una larghezza di 30 centimetri e una lunghezza di 60. Quindi, vedete che se io lo piego a metà viene proprio un quadrato compreso. Eh, la misura è totale anche di perimetro, quindi queste sono le misure nel caso voi vogliate usare un altro filato. Perché vi ripeto, non siete obbligati a usare il mio, anche se io ve lo suggerisco caldamente perché vi assicuro che è lucente, dà proprio un non so che in più a questa borsa. Quindi io vi consiglio lo stesso filato, ma voi siete sempre come sempre libere di scegliere ciò che volete qui ora io vi faccio vedere su campione ovviamente non monterò le stesse maglie però il multiplo è di 10 e vi dico che si parte quindi eh, con o 43 come nel mio caso perché avendo usato un uncinetto del tre e mezzo per raggiungere questi centimetri io ho avviato 43 maglie mentre la Pucci ne ha avviate 53 perché lei ha usato macrame cord che è più sottile ora io ne avvierò solo 23 per il campione voi però sappiate che comunque ehm, il multiplo è 10 e dovete aggiungerne 3 quindi che siano eh, 13 23 33 43 53 63 73 non importa, l'importante è che siano 10 più 3. Quindi ora vado a avviare la catenella. Ehm, io ripeto, ne ho fatte 43, ma mh, vado a avviare una catenella di 23 maglie. Così vi faccio vedere come realizzare il corpo borsa. Ecco qui avviate le mie 23 maglie alle quali ovviamente ne aggiungerò una per girare il lavoro e iniziare con le mie maglie basse. Allora, quindi nella seconda dell'uncinetto entrerò e farò una maglia bassa. Mi sono agganciata le calamite e il rumore che sentite sono le calamite che scivolano sul tavolo. Ecco qua. Quindi andrò a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa incontrerò in questo modo quindi per un totale di per il mio campione 23 maglie basse per la vostra borsa col mio stesso filato 43 maglie basse se userete il macrame cord 53 maglie basse per avere la stessa misura quindi vi sto dando tutte le info possibili perché voi possiate realizzare con materiali diversi la mia stessa borsa, perché, eh, ripeto, io vi consiglio il mio filato. Ma quindi, di Francesca, ma voi siete liberissimi di usare ciò che volete. Ecco qua che rumore che sentite, è la rocca che rotola sul pavimento sapete che io sono molto <ride> per il lavoro spartano esattamente come fareste voi a casa vostra quindi non uh, poco professionale rispetto alle altre youtubers devo dire la verità però l'importante è che voi capiate il metodo e il risultato finale sia ottimale quindi ecco qui dopo le andiamo a contare contate mi raccomando devono essere giuste perché io nella mia le avevo sbagliate quindi ottenute le nostre 23 maglie basse alziamo voltiamo il lavoro e ripartiamo lavorando sempre nella primissima una maglia bassa e maglie basse fino alla fine del lavoro. Quindi questo lo dovrete fare fino a raggiungere 53 centimetri, perché poi inizieremo con i giri, col disegno eh, fantasia, finiti i giri di maglia bassa. Ovviamente, questo è un campione, io mi fermo qua. Vi do come consiglio quello di finire sul dritto, perché perché noi adesso scusatemi, vi faccio vedere l'originale, andremo a fare il primo giro del punto della mia Amelie, che sarà quello con le tre maglie alte e il punto V. Se voi eh, sarete sul rovescio del lavoro, poi vi ritroverete nel giro successivo sul dritto, che è quello dove c'è il ventaglio. Ed è sicuramente più bello vedere il ventaglio dal dritto in questo modo invece che dal rovescio. Non sarà un problema, potrete poi girare la borsa se proprio, proprio non doveste eh, riuscire a tener conto di questa particolarità, però eh, io eh, penso sempre che il ventaglio sia la cosa più visibile, quindi è quella che a me piace più vedere sul dritto del lavoro. Quindi vi consiglio di finire il punto a maglia bassa sul dritto del lavoro, così che quando volterete il lavoro sarete sul rovescio e quindi il primo giro della menilla lo, lo lavorerete sul rovescio. Ed iniziamo appunto in questo modo. Quindi ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 catenelle. Voltiamo il lavoro e facciamo altre 3 eh, Scusate, 2 maglie alte per un totale di 3 sulle maglie sottostanti quindi partiamo praticamente dai eh, blocchetti da 3 scusate sempre per il rumore che sentite ma dovrò eh, comprarmi qualcosa per tenere bloccate le matasse quindi facciamo 2 catenelle in questo modo saltiamo una 2 3 maglie sottostanti, nella quarta carichiamo e andiamo a fare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta sullo stesso punto di base, 2 catenelle, di nuovo saltiamo una, due, tre maglie di base sulla quarta andiamo a fare la prima maglia alta sul punto successivo la seconda maglia alta sul successivo ancora la terza maglia alta 2 catenelle scusatemi sempre per il rumore <ride> di nuovo ne saltiamo 3 e lavoriamo nella quarta il punto v quindi maglia alta 3 catenelle maglia alta sulla stessa maglia di base in questo modo 2 catenelle di nuovo 1 2 3 nella quarta quindi vedrete che se sarete giuste, andrete a lavorare dalla quarta fino all'ultima tre maglie alte. Quindi finirete con, scusate, ecco qua, il blocchetto da tre. Ecco qua. In questo modo avremo fatto il nostro primo giro della nostra Amili. Per proseguire sarà molto semplice perché queste tre maglie iniziali e queste tre maglie finali saranno il nostro bordino, quindi noi andremo sempre a lavorarle, non dovremo mai diventare matte su come aprire e chiudere il giro. Questi, queste tre maglie noi le abbiamo usate come bordino. Quindi che cosa andiamo a fare? 3 catenelle. Voltiamo il lavoro, sulla maglia successiva facciamo un'altra maglia alta, sulla maglia successiva ancora facciamo un'altra maglia alta quindi maglie alte su maglie alte. Sembra difficile lavorare questo filato, è morbidissimo. Il mio unico problema è l'inquadratura quindi io davanti ho la videocamera e faccio fatica, ma vi assicuro che è semplicissimo. 2 catenelle, come sempre. Ora andiamo a fare 7 maglie alte all'interno del punto B. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Ancora sto filo. 6 scusatemi ma forse è meglio che mi metto la rocca sul tavolo e 7 in questo modo vedete? 2 catenelle e come prevede il punto della melì sul blocco da 3 andiamo a fare una sola maglia alta al centro quindi sulla maglia centrale delle 3 in questo modo quindi il disegno non cambia, cambia solo il fatto che noi abbiamo fatto un bordino laterale. Il eh. disegno è sempre lo stesso, quindi di nuovo 2 catenelle di separazione. Entriamo nel prossimo punto V con altre 7 maglie alte. 2. Nine. quattro cinque sei e sette due catenelle e ovviamente, invece di farne una sola, questo è il bordo. Lavoriamo tutte e tre le maglie alte, quindi una, due e tre. Perché questo è il bordo. Quindi noi non lo lavoreremo come questo centrale ma a maglie alte allora la sequenza da ripetere è sempre questa quindi eh, perché siamo arrivati al giro di costruzione qua poi rifarete il ventaglio qui la maglia singola qui la maglia singola e sempre le tre eh, laterali ora vi faccio vedere decidete deciderete poi voi quanti giri fare eh, io ne ho fatti due vedete ho due serie di ventagli quindi ne ho fatti due poi deciderete voi se volete finire prima e farne di più eh, a vostra scelta ora vi faccio vedere come ricostruiamo la maglia bassa su eh, il disegno allora per ricostruire la maglia bassa dovete avere questa sequenza 3 maglie 3 maglie ventaglio 3 maglie maglie scusate punto v è proprio quando avrete il punto v che dovete ricostruire eh, la maglia bassa uno perché sarete di nuovo sul dritto del lavoro due perché vi sarà leggermente più semplice non andrete a rovinare il ventaglio e allora in questo caso farete la catenella lavorerete in ogni maglia sottostante quindi nelle tre iniziali negli tuoi nei due spazi, quindi nelle, nello spazio delle due catenelle sulle tre maglie alte 2 e sull'archetto da due ne farete due all'interno del punto B ne farete tre 1 2 nel prossimo arco da due ne farete due su ogni maglia alta ne farete una nell'archetto da due di nuovo ne farete due e poi una su ogni maglia alta sottostante se voi andate a contare avete lo stesso numero di maglie di partenza Ecco qui. Ora che avete ricreato le maglie basse, fate tre giri, 4 di maglie basse, dopodiché iniziamo col perimetro. Quando saremo dal dritto, quindi ho lavorato l'ultimo eh, giro di maglia alta, io sono sul dritto, parto direttamente con il mio eh, perimetro. Quindi non faccio altro che lavorare l'ultima maglia, fare una catenella per girare l'angolo, rientrare nella stessa in questo modo e lavorare in ogni maglia lateralmente. Ovviamente dove avremo eh, le maglie alte io ne lavorerò solo due perché ho una mano piuttosto larga e non voglio che mi arricci. Voi, se volete, potete lavorarne anche tre. Quindi io ne lavorerò solo due, anzi, in una ne lavorerò due e in una ne lavorerò una perché io ho la mano veramente molto larga e rischio. Che mi faccia l'effetto sfarfallante, invece vedete così mi rimane bello dritto. Se voi avete la mano più stretta potete lavorare il bordo normalmente eh, due per ogni ma uh, lateralmente ad ogni maglia alta. Io so che con la mia mano questo è il metodo che devo seguire e quindi faccio sempre così. Dopodiché, invece, in ogni maglia bassa andiamo a lavorare una maglia bassa quindi quando ci ritroviamo poi a lavorare di nuovo le maglie basse lavoriamo le maglie basse e faremo la stessa cosa per fare l'angolo da questo lato quindi tireremo dentro la codina così non ce la dobbiamo uh, nascondere quindi facciamo la catenella rientriamo nella stessa maglia e a questo punto lavoriamo come se fosse un punto canestro quindi entriamo nella maglia sotto e non nella maglia a fianco allora aspettate perché mi sto ingarbugliando con la codina non crediate che queste cose a me non succedano perché anzi succedono molto più spesso di quel che si possa pensare quindi ecco qui se volete effettivamente potreste anche lavorare sotto la maglia, ma io vi consiglio di lavorare come se fosse il uh, punto canestro, quindi prenderla proprio sotto. Contatele mi raccomando perché quando fate i bordi può sempre essere che qualcuna la saltiate. Quindi contate, devono essere sempre 23. Quindi faremo la stessa cosa. Arrivati in quest'angolo, lavoreremo l'ultima catenella e di nuovo nella maglia. Faremo la stessa cosa da questo lato. Arrivati qui, lo facciamo insieme, ma ve lo faccio vedere. Non faremo altro che chiudere con una maglia bassissima nella eh, maglia di inizio. Arrivati all'ultimo, facciamo una catenella, e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia del giro. Quindi tiriamo, tagliamo, vabbè in questo momento non lo faccio perché tanto questo è solo un campione e abbiamo fatto il corpo della nostra borsa. Ora dobbiamo indurirla e foderarla. Allora per la fodera vi spiego che cosa ho fatto. Io ho preso un foglio di termoindurente e li ho semplicemente stirato sia da un lato che dall'altro. La fodera che avevo scelto, ovviamente poi mi sceglierò la parte più bella che sia quella a vista. Ho tenuto del tessuto in più lateralmente che poi io girerò sotto e userò per cucire il uh, termoindurente alla borsa perché io ho uh, foderato entrambi i lati semplicemente perché, e ho usato questo verde perché questo verde adesso voi non lo vedete ma diventa viola, è un filato uh, cangiante, perché noi abbiamo questa parte di borsa che è forata, quindi anche dalla parte interna dove noi non, vediamo la, non la vediamo perché è cucita la borsa, noi dalla parte forata la vediamo, quindi abbiamo bisogno insomma di un pezzo di stoffa. Se non voleste farlo tutto potreste semplicemente solo fare un risvoltino eh, che prenda la parte forata. Vi spiego questo perché secondo me è molto importante, perché io la borsa la voglio indurire tutta fino alla fine, non voglio che la parte forata rimanga morbida, voglio che sia dura anch'essa. Quindi mi serviva che la fodera fosse posizionata in modo... Da essere visibile sia dall'interno che dall'esterno della borsa, quindi se noi la giriamo in questo modo è foderata. Se noi la giriamo in questo modo, io ho il pezzetto di fodera che insomma si vede all'esterno eh, di questo eh, punto che è traforato. Quindi ora io andrò a cucirla e su questo penso di non dovervi fare una spiegazione perché è un rettangolo. Io semplicemente vedete, ho lasciato dei eh, pezzetti in più che eh, girerò ovviamente magari non tenendolo dentro mh, dove avete, cioè tagliatelo a filo per fare in modo che rimanga nel bordo e non si veda, ecco, all'interno della Vedete qua per esempio è lungo e viene fuori il pezzettino, non è bello, lo fate un po' più cortino e vi serve poi per cucire la uh, borsa al vostro uh, indurente. Lasciate però, mi raccomando, quando prendete anche le misure, lasciate il giro di perimetro libero perché è quello che ci serve poi per cucire i laterali. Quindi partirò proprio da qui e io prenderò entrambe le costine in questo modo. Ora io ho fatto un nodino al filo, aver preso il filo sbagliato. Sì, infatti, ecco qua. Ho fatto un nodino al filo che poi andrò a nascondere e l'ho tenuto anche abbastanza lungo. e Per cucire, non dovete fare altro che punto per punto entrare ed uscire quindi nel punto successivo farò la stessa cosa in questo modo punto successivo vedete prendo entrambe le costine e farò la stessa cosa procederò fino ad arrivare alla punta quindi cucirò fino alla punta e farò la stessa cosa dall'altro lato ed ecco qua la mia posciata Melì finita, l'avrete vista comunque. Guardate, che belli i laterali! Non riesco a farvela vedere tutta nell'inquadratura, ma l'avrete vista sia la mia che quella della Pucci nella presentazione. Io, come la Pucci, ho applicato una calamita. Vedete, è molto, molto bella. La fodera cangiante veramente. Io spero che voi decidiate di replicarla perché è veramente una bellissima borsa. La Pucci ha applicato eh, dei ponticelli con delle catene per poterla portare a tracolla. Io invece penso che la userò proprio come borsa a mano, quindi non ho assolutamente eh, aggiunto nient'altro che non sia eh, quello che voi avete visto. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto io e la pucci vi ringraziamo per averci seguite e vi mandiamo un bacio grande vi invitiamo ad andare nelle info a leggere eh, tutti i materiali e eh, quindi troverete tutti i link ai materiali sia i miei che quelli usati dalla pucci io vi mando un bacione grande, vi invito a venirci a trovare nel gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Al prossimo progetto! Ciao ciao!